Prima conferenza stampa della stagione, tutti e tre insieme, dell'Icarri, Zeman e Sebastiani. Partiamo dalla fine, così il presidente del Pescara. Stiamo cercando di fare un colpo importante. In testa. Stiamo cercando di fare un colpo importante. Alla rafia. Se ci riesce. Naturalmente, massimo riservo, si parla di un 2002 straniero in grado di ricoprire i tre ruoli del reparto offensivo. Le altre trattative, De Marco in dirittura d'arrivo, trattativa davvero infinita con la Vibonese, ma fumata bianca imminente. Il 2004, 26 presenze e 4 gol in D col team calabrese, lo scorso anno allenato da Giacomo Modica, è un calciatore duttile, mezzala ma anche play. Smentita dal DS dell'Icarri la chiusura della trattativa con la Fiorentina per Samuele Spalluto, che tuttavia rimane monitorato. Manca ancora invece l'intesa totale con la Pisa per l'ingaggio di Cristian Tomasini, terzino destro da affiancare a Pierno, Romani, Mussolini della Lazio o Pierozzi della Fiorentina. Di certo arriverà una punta centrale, a prescindere dal destino di Edoardo Vergani, sul quale Zeman si è espresso così. Vergani è un giocatore che secondo me tecnicamente è valido, ha qualche problema fisico, l'aveva l'anno scorso, giocava poco perché Lescano non ci dava posto, che finché Lescano faceva il gol è normale che per lui era difficile entrare. Io mi auguro che quest'anno riesca a risolvere problemi fisici e si metta a disposizione. Rosa verdissima, certo non c'è più Facundo Lescano che la scorsa stagione ha garantito 20 gol, organico sicuramente da completare, ma le ambizioni del Boemo non cambiano. Ma non credo, perché le squadre si fanno anche senza Lescano, certo che è un giocatore che ha fatto molto bene, ha fatto tanti gol, vi auguro di continuarli a fare. Sapete che tutti gli allenatori vorrebbero avere una rosa che comincia e che finisce. Noi abbiamo ancora qualche cosa da fare, però quello che è fatto per me è fatto bene. Uno che deve partire solo per vincere, poi magari non si vince, ma si vuole vincere e si vuole fare bene. Io penso che questa squadra può divertire, è normale che dipende dal lavoro, noi siamo all'inizio, quindi è difficile valutare. L'inizio promette bene. Altro calciatore versatile, Niccolò Squizzato, utilissimo in due ruoli del centrocampo, play o mezzala, anche se dell'Icarri sottolinea. Squizzato, come dice il mister, nasce lì basso, poi nell'Inter nasce basso, l'anno scorso ha fatto la prima parte basso, la seconda parte ha fatto la mezzala, è un giocatore talmente utile che ha anche gamba e altre cose. L'abbiamo preso per fare il play, poi deciderà l'allenatore di mettere, di non mettere, però fondamentalmente nasce in quel ruolo là. Infine, su quanto realizzato dalle cessioni di Lescano e Rafià, così il presidente Daniele Sebastiani. Soldi non ce ne stanno. E se voi pensate che su Lescano, che comunque è stato un giocatore che ha fatto tra i migliori della Serie C, ha realizzato 20 reti, noi fino all'arrivo della Triestina avevamo ricevuto zero telefonate, che significa che tutti quanti aspettano l'ultimo minuto per cercare di fare, di dire. Quindi io sono assolutamente soddisfatto dal punto di vista dell'operazione. Come diceva il mister, comunque Lescano è un giocatore che ha fatto molto bene qui a Pescara, poi è chiaro che ognuno deve fare quello che può. Noi purtroppo non eravamo nella condizione di poter offrire a Facundo un contratto come quello che è riuscito a fare, per cui facciamo un grande in bocca al lupo perché ha dato tanto quest'anno a Pescara, ma noi dobbiamo fare quello che possiamo fare. L'operazione Rafià, stesso discorso, perché Rafià è un giocatore che ancora di più, no? È un 99, negli ultimi 3 anni non aveva fatto benissimo, è venuto a Pescara, ha fatto 6 mesi, era grandissimo, purtroppo ha giocato in Serie C. E quindi già il fatto stesso che abbia fatto il doppio salto e tornato in Serie A è una cosa importante per lui, adesso dovrà dimostrare di poterci stare. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto l'operazione giusta, cioè ci siamo mantenuti una percentuale sulla futura vendita, se poi dovesse mantenere
quelle che sono le aspettative, vuol dire che Pescara avrà qualche altro vantaggio, diversamente abbiamo fatto l'operazione che potevamo fare.